giallo più arancio, tonalità perfetta per una paperella. Modellala! Questa paperella è carinissima! Il nuoto si trasforma in un gioco divertente con queste amiche gialle. Tesoro, è ora di fare il bagno. Sarai bella pulita. L'acqua è calda, proprio come piace a te. Cosa c'è che non va? Ti porto la schiuma da bagno. Ti sembrerà di nuotare tra le nuvole. Ma la ragazza non è contenta. Oh, sei così esigente. Cosa posso fare? Ah, idea! Ho le paperelle. Guarda, diventerete amiche. Ora le paperelle sono ovunque, anche sulla testa della bambina. Beh, hai finito di fare il bagno? È ora di uscire. La bimba ora adora fare il bagno. C'è una torre a piramide. Ci sono tanti anelli. Fai una base bianca. Quindi copri con la pittura acrilica gialla. Crea la testa della papera. Che becco buffo! Gli occhi decorativi hanno delle ciglia bellissime. Il divertente salvagente a forma di papera attirerà l'attenzione di tutti i bambini. Le bambine si stanno divertendo al parco giochi. Ma fa troppo caldo al sole. Ciao amiche, vi sono mancata? Wow, Betsy, che bel salvagente! Adoro le papere! Che carino! Wow! Saltate nella mia piscina! Le ragazze si sono divertite insieme. La paperella mette tutti di buon umore. Snap! Sul foglio è apparsa l'immagine di una paperella. Ritaglia un'illustrazione per lo sfondo dell'immagine. Fissa le bacchette come supporti. L'imbottitura ricopre la paperella come soffice schiuma. Taglia un cilindro di cartone. Ecco il secondo tavolo. Ci sono snack per gli ospiti sui supporti. La festeggiata compie 6 anni. Oh, i bambini crescono così in fretta. Le ragazze hanno deciso di fare una sorpresa a Betsy. La stanza è stata trasformata in una sala per feste a tema papera. Tutte hanno preso gli strumenti. Beh, sono pronte per accogliere la festeggiata con una canzone. I dolci sono pronti, ci siamo tutte. Spegnete la luce. Cosa sta succedendo? Sorpresa! Tanti auguri a te! Tanti auguri a te! Wow, grazie! Le mie paperelle! È ora di aprire i regali! Wow! Degli altri pezzi per la mia collezione di paperelle! Le adoro! Sì, il mio desiderio si avvererà! Gli anni sono passati. Betsy si è trasformata in una bellissima adolescente. Crea un nuovo vestito per la ragazza. Completalo con una gonna con balze. Che carina! Taglia una corda rossa. C'è un fiocco sul petto. Aggiungi i lacci. Wow! Parrucchieri, avete del lavoro da fare. Unbelievable! Amo tanto il mio nuovo look! Posso ballare, niente limita i miei movimenti! La bambina è cresciuta, ma il suo amore per le papere è diventato più forte! Grazie per avermi tenuto compagnia! È ora che vada alle prove! Ciao! Sono felice di vedere la mia migliore allieva! Ciao! Da cosa comincio, signorina Watkins? Vieni alla sbarra, iniziamo a fare stretching! Ok! Accendi la musica! E 1, 2, 3! Inizia il riscaldamento! Betsy è un'allieva molto laboriosa! Sta facendo tutti gli esercizi! E ora il ballo completo! Wow! Stai andando alla grande! Fantastico! Batti il 5! Hai fatto un ottimo lavoro! Prendi un piccolo souvenir! Grazie per l'allenamento e per il regalo! La signorina Watkins è la migliore coreografa del mondo! La Lilu sta inseguendo i pompon. Abbiamo bisogno di voi! Fai una testa con il pompon giallo. Trasforma l'argilla leggera in un becco. Aggiungi un paio di guance rosa.
Avremo bisogno di questo tessuto. Disegna un paio di pezzi. Dobbiamo solo riempire il corpo con l'imbottitura sintetica. Oh, che carina! Modella il filo di ferro. Mettile gli occhiali. Lo scovolino diventerà una fascia. La paperella Lala Fan Fan indossa un comodo maglione colorato. Decora il colletto con una cordina. La borsa in feltro si adatta perfettamente. Un'amica ha deciso di andare a trovare Betsy. Ciao, sei arrivata giusto in tempo. Ciao, chiudi gli occhi. Non crederai a quello che ti ho portato. Aprili. Ui, è la nuova papera trendy Lala Fan Fan. Incredibile, che carina. Grazie. Guardiamo la Lilù insieme. Yes. Manca qualcosa. Ah. Esatto, la pizza. Ordiniamola. Il corriere l'ha portata subito. Lala Fan Fan è insieme a loro. Ciao, ti ho sorpreso. Sono io, Elsa, con le mie adorate paperelle. Vieni qui, piccola. Tocchiamoci con il naso. Ops, l'ho congelata un po'. Oh no. Scusa, piccola, è la mia magia. Non preoccuparti, la Lilù si prenderà cura della paperella. Rimuovi il viso. Ora disegna dei nuovi occhi con le ciglia. C'è del rossetto rosso sul becco. Wow! Dipingi un vestito di tulle con la pittura acrilica blu. Che bella paperella! Fai una treccia. Wow, lo strascico è ricoperto di glitter! Assomiglia proprio a Elsa. Il tocco ha dato alla paperella i suoi poteri. Oh, che carina! Ci assomigliamo tanto! Sembriamo sorelle! È stata una giornata impegnativa. È ora di riposarsi. Ci vediamo domani. I can see you. Ciao, Betsy! Elsa, felice di vederti! È da tanto che volevo conoscerti. Parlami della tua magia. Posso anche mostrarti dei trucchi magici. Wow, come fai? Oh, è già mattina. Non posso credere che fosse un sogno. Mi è venuta un'idea. Paperella, stai per interpretare un nuovo ruolo. Servono i materiali giusti. La paperella Elsa, cosa c'è di meglio? E ta-da! Betsy ha un nuovo giocattolo preferito. Ritaglia un paio di pezzi di stoffa gialla. Ago e filo hanno iniziato a cucire. Il kigurumi ha bisogno di un cappuccio. Aggiungi un nastro per l'apertura. C'è un becco in cima. E una cresta sulla testa. Che bel kigurumi! Wow! Oh, i bambini sono così rumorosi! Come li calmiamo? Cosa facciamo? Oh, non possiamo farcelo da soli! Betsy sta passando di lì. I bambini hanno subito notato il suo outfit colorato. Wow, quella è una paperella! Posso toccare il becco? Ah, certo! Giochiamo insieme? Oh. Ui, la paperella gioca con noi! Sì! Non fate casino, sedetevi in cerchio. Adesso vi racconto una favola. I bambini sono interessati, fantastico! Betsy ha accettato il suo nuovo ruolo. Tutti si sono divertiti. Trasforma un vecchio portamonete in uno zaino. Dipingi tutto di giallo. Decora con una cordina. Disegna degli occhi carini. Oh, riconosciamo questo becco. Fissa le cinghie. Le guance sono rosa. L'accessorio trendy è pronto. Betsy ha iniziato a lavorare come insegnante. Il suo vestito serio è completato da un accessorio interessante. Uno zaino a forma di paperella. Qui è così colorato e carino. Lo so. E ora sedetevi e aprite i vostri libri. Ok, signorina Betsy. Oggi iniziamo un nuovo capitolo. Guardate la lavagna.
Ma i ragazzi hanno afferrato lo zaino e hanno iniziato a giocarci. Oh, dov'è finita la mia papera? Sta studiando con noi, signorina Betsy, non arrabbiarti. Oh, che carini! Trasforma un contenitore di plastica in un casco. Coloralo e dipingilo di giallo. Avremo bisogno della gomma piuma arancione per fare il becco. Gli occhiali hanno reso la paperella ancora più carina. Fissa al casco un nastro con un fermaglio. Pensare alla sicurezza non è mai stato così bello. Betsy corre in un negozio di caschi. Cosa scegliamo? Giallo è il mio colore preferito! E ha la forma di una paperella! Wow. Signorina, deve sapere che la misura non è universale. Per favore, provalo! Ecco, te l'avevo detto! Super! Guardati allo specchio! Pagherò qualsiasi cifra, devo averlo! Nessun problema! Ciao! Ora la nostra protagonista può correre per le strade di Lalitown!